È sempre con tanta gioia che qui accennone incontro voi, cari amici, e sono contento soprattutto di riflettere con voi su questo tema del sinodo, della sinodalità. Ormai quasi a un anno dalla cosiddetta apertura del processo sinodale, che è avvenuta, vi ricordate, nell'ottobre dell'anno scorso in tutte le chiese locali, su invito di Papa Francesco, che da alcuni anni aveva già chiesto all'Italia un sinodo, ma di fronte a quella richiesta aveva anche dovuto constatare una certa sordità e aveva comunque pensato a un sinodo della Chiesa universale, da celebrarsi prima quest'anno nel 22, poi che sarebbe stata la sua scadenza normale, poi rimandato al 23 sulla sinodalità. Questa parola che indubbiamente risuona nuova per la maggior parte dei cattolici, perché seppure una parola che appartiene alla tradizione, una parola antica, è pur vero che era una parola senza rilevanza, almeno nella Chiesa d'Occidente, nell'ultimo millennio. Devo dire che certamente un sinodo che voglia instaurare la sinodalità all'interno della Chiesa Cattolica mi è parso da un lato un'avventura profetica, d'altro lato, quindi profetica, destandomi molto entusiasmo. D'altro lato, forse a causa della mia vecchiaia, mi aveva anche subito destato molti dubbi sulla possibilità che fosse davvero un evento che potesse dare dei frutti chiari, netti, che costituissero una riforma della Chiesa. Papa Francesco ha parlato di riforma della Chiesa fin dall'inizio del suo papato, del suo pontificato. Parola, attenzione, che non è mai piaciuta molto al Magistero cattolico. Anche nei documenti pontifici, ve lo posso testimoniare, quando, diciamo così, nella prima stesura vi era scritto Reformatio, prima i documenti si scrivevano in latino, Reformatio Ecclesiae, riforma della Chiesa, prima che fossero assunti editi, reformatio è sempre stata mutata in renovatio, in rinnovamento, perché la parola riforma fa paura, ricorda troppo
le varie riforme tentate soprattutto nel secondo millennio in Occidente da parte di molti movimenti, tra cui certamente quella che è stata la riforma protestante. Per cui una parola verso cui c'è sempre stata diffidenza. Oggi la si può usare liberamente, ma non era così facile usarla semplicemente un decennio fa. Poi l'ha assunta Papa Francesco, quasi dicendo che era un suo compito una riforma della Chiesa, e una riforma della Chiesa, lo si capiva ben presto, significava dare alla Chiesa un nuovo paradigma del suo modo di vivere. Il Concilio Vaticano II, che certamente ha rappresentato un rinnovamento della vita della Chiesa, là dove aveva cercato di guardare alla vita della Chiesa, non aveva fatto nessun mutamento, nessuno, dobbiamo dirlo. La Chiesa restava una Chiesa gerarchica, l'immagine era quella piramidale, in cui l'autorità ha sempre una dinamica verticale, dall'alto verso il basso, dall'alto il Romano Pontefice, seguono i vescovi, più in basso i presbiteri e la base costituita dal popolo di Dio. Questa struttura è mai stata toccata. E tutto ha funzionato nel secondo millennio occidentale della Chiesa con un'autorità la quale insegna, discens e decide. E soprattutto il popolo di Dio che deve ascoltare, ubbidire. Voi vi ricordate ancora quel che avete imparato al catechismo? C'è una Chiesa discente che è quella che ascolta, e c'è una Chiesa insegnante che è quella dei vescovi, del Papa, dei sacerdoti. Questo schema doveva avere un mutamento, perché certamente la comprensione che oggi abbiamo di ogni corpo sociale, compresa dunque la Chiesa, che nel mondo è un corpo sociale, pur essendo il corpo sociale di Cristo, meritava dunque di essere visto in modo diversamente. E con ogni probabilità ha soccorso molto qualcosa del primo millennio. E attenzione, qualche elemento conservato all'interno delle chiese orientali, non la cattolica romana. Cioè, quella possibilità sinodale. Sinodo, ormai lo sapete, synodos, syn, con, insieme, è una preposizione. Odos significa strada, cammino. Synodos, in greco, la lingua del Nuovo Testamento, significava un cammino fatto insieme, una strada fatta insieme. È una parola, vi ripeto, che era diventata dissueta nel secondo millennio, tutt'al più era una variante, ma si usava più in latino che non certo nelle lingue volgari, per indicare il concilio. Il concilio qualche volta lo trovate sotto la forma di Synodus Generalis della Chiesa Cattolica. Ma tecnicamente
Era dunque una riunione essenziale di vescovi, ripeto, di vescovi, sotto la presidenza del Papa. Ed è così che Paolo VI aveva voluto ripigliare questa istituzione, rinnovarla, e cominciò a celebrare il sinodo. Ne sono stati celebrati da allora una ventina, che ogni 3-4 anni, sinodi ordinari e qualche volta un sinodo straordinario, raduna i vescovi a Roma o in altre parti del mondo, e sotto la presidenza del Papa si affronta un tema, un argomento, con l'aiuto certo di teologi esperti, ma che non hanno diritto di voto. Io ho partecipato ben a 3 sinodi come esperti, ma senza come esperto, ma senza diritto di voto, perché diritto di voto l'hanno solo i vescovi e il Papa. Gli altri avevano una funzione consultiva. E attenzione, anche in questa istituzione del sinodo, che dunque è un'istituzione ad intermittenza, non stabile, in realtà le discussioni arrivano a un documento, viene offerto al Papa, ed è il Papa poi solo che decide che cosa rendere legislativo in quel documento, che cosa offrire come messaggio del sinodo a tutte le chiese. Spero che questo vi sia ben chiaro per capire che cos'era all'interno della Chiesa Cattolica, che cos'è ancora, secondo il diritto canonico, il sinodo. Ciò che nella Chiesa Cattolica si era dato acquisito a partire dal Vaticano II era invece un altro termine su cui si sono fatte tante battaglie. Era la collegialità, non la sinodalità. Collegialità, come vi dice il termine, indica un collegio. E con questo termine si è inteso, soprattutto al Concilio, la collegialità episcopale. Attorno al Papa c'è il collegio dei vescovi. Attenzione, ricorro con semplicità quell'immagine che è stata forgiata da Papa Francesco della piramide. La piramide resta, ma non era più in questa visione una piramide come quelle egiziane, ma una piramide come quelle babilonesi, a piani, a ziggurat. Il Papa, un piano i vescovi, l'altro piano i presbiteri, i sacerdoti, l'altro piano la base, il popolo di Dio. Questo vi dice quello che si era potuto introdurre come elemento, così dire, sinodale con Paolo VI a partire dal Vaticano II, che comunque questo termine lo ignora. Anche Papa Francesco ignora questo termine della sinodalità i primi anni del suo pontificato. Non trovate mai questo termine, neanche nel documento programmatico del suo pontificato, l'Evangelii Gaudium, a cui lui rimanda sempre. Invano cercate la sinodalità. E qualche volta Papa Francesco parla della sinodalità, ma in termini molto vaghi,
dice: noi dobbiamo imparare certamente dagli ortodossi la sinodalità. Si è fermato 2 o 3 volte a frasi tale e quali come io vi sto attualmente dicendo. Altro non si può dire. Vi posso solo dire questo sì, 2 cose. La prima, che la trovate nei miei scritti, non la sto inventando adesso, che io perlomeno dagli anni 80 ho sempre detto il vero problema della Chiesa Cattolica è la sinodalità e che la battaglia per la collegialità è una battaglia poco significativa. L'ho sempre detto. Seconda cosa, io avevo avuto l'esperienza di avere come vescovo e come veramente padre spirituale il cardinale Pellegrino, il quale subito dopo il concilio aveva pensato a un sinodo per il Piemonte, con tutte le altre chiese locali, un sinodo per realizzare il Concilio Vaticano II. Ma Paolo VI fu contrario a questa idea. E Pellegrino, subito dopo, fece quella lettera per la quale Paolo VI fece poi i complimenti con una lettera autografa, una lettera che si chiama Camminare Insieme, cioè esattamente ciò che dice la sinodalità. Camminare insieme. Si tratta di camminare insieme Papa, Vescovi, Preti e Popolo di Dio, insieme. Il cammino si fa insieme. La visione che dà il sinodo è quello di un popolo in cammino, non più di una piramide. A tal punto che quando Papa Francesco, per commemorare l'istituzione del sinodo di Paolo VI, fece un discorso totalmente nuovo, inedito, che lasciò sorpresi, disse: questa piramide va rovesciata. La Chiesa è una piramide al contrario. In alto c'è il popolo di Dio, poi ci sono i preti, poi ci sono i vescovi e il Papa, i quali stanno sotto i piedi del popolo di Dio. Visione ardita, profetica, difficile da accettare. La Chiesa ha molto contestato una visione simile, perché indubbiamente fa tremare gli assetti istituzionali che si era data con molto certezza. Infatti, più che mai, vedo che molti all'interno della Chiesa dicono sì, sì, sinodale, sinodale, ma non dimentichiamo che la struttura della Chiesa è gerarchica. Sì, la struttura della Chiesa è una struttura in cui non deve mancare l'autorità, non devono mancare i vescovi e di conseguenza neanche i preti. Però la visione che Francesco vuole è quella soprattutto di un popolo di Dio in cammino, non di una piramide statica, con un'autorità ingessata, gerarchica, e con un popolo di Dio che deve solo ascoltare, solo ubbidire e ha nulla da dire. E Papa Francesco, comprendendo com'era ardua questa strada, ha deciso di fare un sinodo sulla sinodalità. E io qui sono onesto e vi dico cose che ho scritto, sono tutte scritte, credo che uscirà anche un libretto presto, tutte scritte sulla rivista di Vita Pastorale, ma che nessuno ha il coraggio di dire per scritto, che sono queste. Primo, noi andiamo verso questo sinodo che sarà celebrato
il prossimo anno nel 23 a Roma, ma con molta ambiguità. Secondo il diritto canonico, quello è il sinodo. E sarà celebrato nell'ottobre 23. E sarà celebrato dai vescovi e dal Papa. E sarà celebrato con gli esperti, come al solito, che sono chiamati, come gli altri sinodi. Perché nulla è cambiato della legge della Chiesa. Ma attenzione, il Papa dice e continua a dire che il sinodo è già stato aperto lo scorso anno. E voi sentirete due posizioni. Chi vi dice no, questa è una fase previa. E chi invece corregge vi dice no, secondo il Papa è una prima fase del sinodo. Sentirete chi vi dice questa è una frase preparatoria. E chi seguendo il Papa vi dice no, è la prima fase del sinodo che è iniziato ottobre scorso nelle chiese locali. Quindi attenzione, siamo già di fronte a una posizione da chiarire. Seconda cosa. Al Sinodo votano i vescovi e il Papa che riceve il documento, i voti dei vescovi. Ma il Papa, nell'ultimo Sinodo celebrato, all'ultimo momento, questi pochi lo sanno, ha nominato tra i padri sinodali il superiore dei piccoli fratelli di Gesù, per intenderci quelli di Charles de Foucault, le petit frères, che non era vescovo, e l'ha nominato con diritto di voto. Un'eccezione su 140 padri, uno non era vescovo. Tutto avvenuto semisilenzio. Ma adesso cos'è successo invece? Che il Papa ha nominato segretario del Sinodo una suora francese, peccato. E fin dall'inizio è stato chiesto, ma questa suora segretaria del Sinodo avrà diritto di voto? E il cardinale segretario del Sinodo ha detto certamente. Ma se voterà e avrà diritto di voto, non sarà più un sinodo solo dei vescovi, ma è una nuova forma di sinodo. Per ora non normata dal diritto canonico. Che succederà? Vedete, attualmente, oso dirvi, c'è la profezia del Papa che va avanti da un lato, ma c'è anche la realtà del diritto canonico dall'altro, che se non cambia, è lui poi alla fine. Per cui noi siamo in una situazione non molto chiara. Segretario del Vescovo, è stato messo da Papa Francesco il cardinale Grech, uomo straordinario, convintissimo del sinodo. Lui è convinto che in questo cammino le cose devono cambiare e che dobbiamo celebrare il sinodo del 23 con un sinodo che ha un nuovo volto, in cui non saranno solo più i vescovi a decidere, ma saranno chiamati anche dei religiosi, anche delle religiose, delle donne, anche dei laici. Ma per ora la legge non prevede. Che succederà? Punto interrogativo.
Per ora è stata avviata una fase nelle diocesi in cui, attenzione, credo che lo sappiate tutti, si è messo molto accenno sull'ascolto. La grande parola, il grande imperativo è stato ascolto, ascolto, ascolto. Il Papa è arrivato addirittura a chiedere che si ascoltino non solo i cattolici, ma anche gente fuori dalla Chiesa. E il Papa ha detto, perché possono avere un fiuto su alcune cose attraverso cui può parlare lo Spirito Santo. Tutto questo va avanti da un anno, come voi sapete, da ottobre. E per molti aspetti è finito, adesso è Pasqua, poi arrivano le vacanze e voi sapete che tutte le attività pastorali cessano e noi siamo a ottobre, quando ormai tutto dovrebbe essere visto per l'ultimo anno a livello diocesano, non più a livello di parrocchie, gruppi e comunità. Ma se tiriamo un bilancio a questo punto, che cosa possiamo dire? Io ho molta paura di questo bilancio. Uscirà e ormai nei prossimi giorni un mio articolo ancora su vita religiosa e sinodo, sempre sulla rivista di pastorale, vita pastorale della San Paolo, insomma, ci conoscete. Ma io nel fare questo articolo, vita religiosa e sinodo, credetemi, ho cercato un contributo dei religiosi in Francia e in Italia e non l'ho trovato. Non dico un contributo significativo, mettendolo sotto il mio giudizio, ma un contributo che dice c'è il sinodo, la vita religiosa cosa dice? Cosa il sinodo può cambiare all'interno della vita religiosa? Perché secondo l'intenzione del Papa la sinodalità deve cambiare anche l'attuale assetto della vita religiosa. E allora? Ormai l'anno è passato. Nelle parrocchie, non so cosa avete fatto, voi lo sapete meglio di me, ma so che qua e là sono stati dati dei questionari. Ma non è un questionario che si risolve l'ascolto. Sapete, oggi c'è il mito, purtroppo nella Chiesa, lo dico con tristezza, perché mi sembra che si è trovata la scappatoia. Quello di far parlare tutti, poi si ascolta nessuno. Ma si fa parlare tutti. Tanto si è visto che tutti parlano, poi l'autorità non ascolta nessuno e va bene lo stesso. Ma il vero problema del sinodo risponde a un principio creato dai noi cristiani già nel primo millennio. Ve lo dico in latino, ve lo ripeto in italiano. È un principio forgiato da noi cristiani, che è qualcosa di straordinario a livello giuridico universale. Questo principio è quod omnes tangit, ab omnibus tractari e deliberari debet. Ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere discusso e da tutti deve essere deliberato. Ma vi rendete conto cosa significa questo? Se una cosa riguarda tutti nella Chiesa, da tutti deve essere discusso, non dai soli preti, non dai soli chierici, non dai soli vescovi, non dai soli esperti. E da tutti deve essere deciso. Questo è il principio della sinodalità, è il fondamento. E voi capite che è un fondamento che, come dice il Papa, applicato alla parrocchia,
Significa che non sono solo qui i preti che decidono, ma è la comunità che decide con lui. Nella vita religiosa significa che non decidono solo più i superiori, ma che tutti i membri della comunità religiosa decidono con i superiori, che discutono con loro e che arrivano a una decisione comune. Non basta enfatizzare l'ascolto come si è fatto quest'anno. Ascolto, ascolto, punti di ascolto. Ma l'ascolto, nella Bibbia voi sapete che ascoltare significa realizzare quel che si ascolta, non è semplicemente un'operazione sonora. Allora il problema, abbiamo fatto questo itinerario quest'anno per il Sinodo? Io so che attualmente alcuni diocesi stanno presentando a Roma ciò che il popolo di Dio vuole. Il popolo di Dio si è espresso? Avete sentito voi? Siete stati interpellati? Se il Papa chiedeva che fossero interpellati addirittura quelli fuori dalla Chiesa. Vedete, però, se il sinodo, questo sinodo, non riesce ad essere efficace, questa è una delusione enorme e rischia di essere ad effetto boomerang un danno grande per la Chiesa, perché quelli che sono sulla soglia se ne vanno e non vogliono più starci dentro. Noi abbiamo già visto assottigliarsi la Chiesa nel momento della pandemia. Ormai siamo meno dopo la pandemia nelle chiese, lo vedete tutti, meno a messa, meno partecipazione. Se noi continuiamo con questa emorragia, siamo ridotti davvero ad andare verso una minorità che non ha più significato. Il sinodo è davvero un'occasione importante per rivitalizzare la Chiesa. Non è una questione di organizzazione, è questione di far maturare una soggettività nei credenti, di aiutarli ad avere una fede matura, di aiutarli ad avere una partecipazione alla vita della Chiesa che li renda contenti, che li renda soddisfatti di far parte della Chiesa, che li renda più convinti. Ma se non si attua questo, veramente questa volta, secondo me, è veramente un dramma. Allora, il Papa ha voluto in questa preparazione tre temi, che è espresso con tre parole. Il primo, comunione, il secondo, partecipazione, il terzo, missione. Queste sono le tre parole d'ordine che sono state date. Il primo, comunione. Ecco, io credo che è molto importante in un cammino sinodale che si abbia coscienza che la comunione è fatta di tutti quelli che sono battezzati. Tutti sono chiamati a sentirsi una comunione, che la Chiesa è una comunione, che quello che noi esprimiamo con la messa domenicale è l'epifania della comunione. E la comunione deve essere davvero molto sentita, molto vissuta, rianimata costantemente. Comunione innanzitutto con Gesù Cristo, perché se non c'è comunione con Lui, non ci sarà neanche comunione tra di noi.
Quando nel 62 io ero un ragazzino, avevo 19 anni, ma che grazia aver conosciuto un teologo domenicano, padre Jérôme Amer, che aveva pubblicato proprio in quell'anno, era l'anno con cui iniziava il concilio, aveva pubblicato un libro, L'Église est une communion. La Chiesa è una comunione. E quel libro mi aveva aperto davvero lo sguardo nuovo sulla Chiesa, luogo in cui tutti i battezzati cercano di non vivere la divisione, la contrapposizione, di tenere lontano tentazioni scismatiche, di avere convergenza tra di loro. La comunione è faticosa, perché la comunione ci chiede di convergere verso l'unità, ma un'unità di differenti, un'unità plurale, perché l'unità cattolica è plurale, non è uniformità. Lo Spirito Santo chiede che la nostra comunione sia variopinta, multicolorata. Non vuole un'uniformità appiattita su un modello, perché quella è povera. Ma bisogna che ci sia la differenza affermata tra di noi. È vero che vivere tra differenti è faticoso, ma vivere tra persone differenti arricchisce. Se siamo tutti uguali, simili, non c'è vita. Non c'è vita. Però bisogna avere una disciplina della comunione. Bisogna imparare a vivere differenti. Bisogna far prevalere la carità. San Basilio diceva che lo Spirito Santo è sinfonia. E voi sapete che la sinfonia usa strumenti che suonano differenti. Quella è una sinfonia. Non sono strumenti uguali che suonano la stessa musica. E quindi la comunione che noi dobbiamo vivere è una comunione in cui la fraternità si gioca con la diversità, con la differenza. Noi invece tolleriamo nulla in questa Chiesa. Diventiamo sempre più intolleranti. Io mi domando perché, dopo il Concilio Vaticano II, dobbiamo accettare nella Chiesa questa intolleranza, di essere di nuovo tutti uguali. Non ci si piglia più nessuna libertà liturgica, che c'è subito chi va a fare la spia e dice ha fatto questa libertà liturgica, quest'altra. Quando si cerca semplicemente di vivere la liturgia con gli uomini di oggi, con i giovani di oggi, e quando la liturgia rispetta il Vangelo ed è una vera grammatica umana, basta, non possiamo pretendere con la differenza che c'è tra di noi, che ci sia la celebrazione della stessa liturgia nei modi in Africa come qui in Toscana. Ma permettetemi di dire, ma come fa un africano a partecipare alle nostre liturgie qui? E come potreste voi partecipare bene a una liturgia fatta in Vietnam? Non siamo mica orientali. Ci sono molte cose che devono essere variopinte, differenti, perché differenti sono gli uomini, differenti le donne, differenti le culture. Una sana libertà e un'unità nell'essenziale devono bastare. Invece c'è di nuovo all'interno della Chiesa questo mito dell'uniformità. Non riusciamo neanche a sopportare quelli che sono affezionati ai vecchi riti.
e lasciamoli affezionati ai vecchi riti. Per anni hanno fatto i riti alla vecchia maniera, si sono fatti santi quei vecchi riti e lasciamo che mantengano i vecchi riti. Se non hanno difficoltà di comunione, se riconoscono la validità degli altri, basta, facciamo pace, finiamola con queste guerre di liturgia. Proprio l'Eucaristia, che deve essere il luogo di unità, è diventata il luogo di divisione ormai nella Chiesa Cattolica, tra tradizionalisti e innovatori. Accettiamoci gli uni gli altri. È la comunione da vivere. La comunione è un primo punto. Non si fa cammino sinodale se non c'è questa comunione. È una comunione che va sentita, perché è la comunione del corpo di Cristo che noi amiamo e non vogliamo vedere diviso il corpo di Cristo. Quando in questi giorni voi avete sentito nelle letture che Gesù risorto appare sul lago, in quella pesca, e la rete non si è spezzata, e invece poi si è spezzata. E ormai siamo a brandelli. E in questi giorni come negare che le chiese, ognuna benedice il suo esercito contro l'altra, in Ucraina, lo sapete, e in Russia è una vergogna. Uno benedice l'armata sua, maledice il nemico, e sono tutti cristiani. Greci cattolici da una parte, ortodossi da una parte, ortodossi dall'altra. Ma ditemi se non fa vergogna. Noi che speravamo che Dio con noi fosse un ricordo semplicemente usato dai nazisti, e invece di essere di nuovo ritirato fuori dai cristiani, gli uni contro gli altri, in una guerra spietata e vergognosa. No, se non c'è questa comunione, che cammino sinodale si può fare? Secondo punto, la partecipazione. La partecipazione, ripeto, è davvero che siano partecipi con la soggettività. Anche questo è molto difficile. Io lo so bene che nelle parrocchie, se si fa un'assemblea, c'è chi non parla, c'è chi fa parlare l'altro, c'è chi dice, beh, io non ho nulla da dire. Certo che ci vuole molta pazienza, perché ci sono dei cristiani che non hanno neanche molti strumenti per parlare. Ma questo non succede anche nelle famiglie, che avete qualche membro che è timido, che non è capace di parlare, e bisogna avere pazienza con lui e tirargli fuori le parole con le pinze, e bisogna aspettare, e bisogna capire magari non dalle sue parole, ma dai suoi atteggiamenti cosa vuole. E bisogna spingerlo a intervenire. Ma questo avviene umanamente, e tanto più tra fratelli e sorelle nella Chiesa. Altrimenti le persone timide, o quelle che non hanno una forte soggettività, o semplicemente quelle che non sanno parlare, sono escluse da ogni decisione. Sono gli anonimi senza volto, non contano perché non riescono a prendere la parola. Ma bisogna anche sapergliela dare la parola, riconoscergli la parola, aiutarle a pigliare la parola e riconoscere quello che uno fa. Sapete, nelle comunità, che non sono differenti dalle parrocchie, che cosa ho visto? Che nelle comunità, a un certo punto, ci sono persone che l'autorità non vede mai. Ad alcune parla sempre, chiede sempre. Ci sono alcune, mai. Mai una parola. Mai che si chieda come va il tuo lavoro. Perché magari sono semplicemente in cucina, perché magari sono semplicemente alle pulizie,
perché magari sono in pensione. E non contano. Queste persone prima o poi non sentono di appartenere alla comunità e se hanno ancora le forze se ne vanno. Sovente sono obbligate a restare perché nella vecchiaia e non avendo più nessuno a casa non gli resta che star lì perché non hanno neanche un ricovero che le accetti, povere persone. E se questo avviene nella vita religiosa dove sono fratelli e sorelle e c'è un'alleanza con dei voti, poi certo avviene anche nella comunità parrocchiale, però questa non è più la comunità cristiana. Tutti devono sentirsi partecipi, non essere poi persone senza volto cui il prete non rivolge mai la parola, non gli chiede mai il parere, sono semplicemente gente anonima e che fa il numero. Una volta venivano contati per quanti andavano messo per il numero di comunione, adesso non si conta neanche più il numero di comunione, quindi conta proprio più nulla. No, la partecipazione è vita, è vita. E il sinodo chiede la partecipazione come in una vita comunitaria. Ma voi capite che lì il primo compito dei presbiteri andarli a aiutare a partecipare. Non possono loro fare un passo che dipende di più da chi presiede e da chi ha responsabilità. E in questa partecipazione le donne dove stanno? Sempre solo ausiliarie nella Chiesa. Ma ecco una parola decisiva. Decidono sempre soltanto i chierici. Non è possibile che una chiesa domani possa avere un futuro se le donne non sono protagoniste della vita, se loro sempre, sempre il ruolo di ausiliari, se prima di loro conta la parola dei preti. Il Papa continua a dirlo, ma a quanto pare è inutile. E terza cosa è la missione. Ma la missione non è proselitismo. La missione è che andiamo in mezzo alla gente così come siamo. Se siamo dei cristiani se ne accorgono per la carità che viviamo, per il servizio che viviamo, per la gentilezza, la bontà che sappiamo spandere, la cura degli altri che sappiamo avere. Non ci vogliono tante cose per sembrare e mostrarsi di essere cristiani. Ecco allora che il cammino che dovremmo fare è questo, ma arrivare anche a proporre dei temi per questo sino. Vedete, qui devo dire soffro molto, perché voi sapete che c'è un sinodo in atto in Germania, un sinodo che si presenta molto coraggioso, molto partecipato dalla gente, dai cattolici. Certamente questo sinodo ha fatto delle proposizioni, alcune sono già state presentate a Roma, ma confluiranno nel sinodo il prossimo anno. Certamente sono proposizioni che a volte sembrano rivoluzionari. Lo vedete dai giornali, lo sapete, essenzialmente chiedono di dare l'ordine anche a persone sposate, a uomini sposati, perché mancano preti celibi, non ce ne sono più, e in certe zone di missioni è necessario, come il sinodo aveva votato per l'Amazzonia. E aveva votato, attenzione, con una maggioranza di più dell'80%. Attenzione, non si tratta di abolire il celibato. Si tratta che a uomini sposati da un certo tempo, che hanno mostrato di essere buoni padri di famiglia e che sono capaci di dare loro l'ordine. C'è questa proposta della Germania.
C'è la proposta di dare il diaconato alle donne, almeno ammetterle al diaconato un ministero, o comunque di pensare a un ministero anche per le donne, e anche richiesto di fare una certa revisione della dottrina morale su questioni sessuali. In Italia i vescovi, non tutti, ma alcuni hanno detto no, non ci interessano questi temi, al sinodo non si parli di questo, al sinodo si parli di poveri, migranti e lavoro. Permettetemi di dire, ma poveri, migranti e lavoro, è 20 anni che la Chiesa ne parla, che la Caritas e tutti gli altri organismi sono impegnati. Non vedo perché fare un sinodo per questi temi, è proprio inutile. Se c'è una cosa in cui la Chiesa è impegnata sono migranti, poveri, più di così, si può sempre far di più, ma non mi si dica che manca questo impegno. Tutti sono impegnati. Però credo, per me, 3 urgenze, e le ho proposte anche all'interno di questi miei contributi. Il primo, che secondo me è uno dei più importanti, pensare al ministero sacerdotale anche a uomini sposati. Non si può continuare in questa forma, anche per abolire un certo clericalismo. Ce n'è bisogno e si può arrivare a quello. D'altronde i cattolici di rito orientale hanno tutti la possibilità di essere ordinati una volta sposati, hanno figli, hanno famiglia. Vi vedete anche qui tra di voi, quelli che sono i preti greco-cattolici che sono qui, hanno seguito i migranti e che hanno famiglia, sono sposati. Quindi sono cattolici come noi, sarebbe solo da mettere questo nella Chiesa latina, non nella Chiesa cattolica che ha già questa possibilità nelle 10 chiese orientali cattoliche. Seconda cosa, la donna deve trovare un riconoscimento. Inventiamo dei ministeri, inventiamoli da capo, ma diamo un riconoscimento alla donna. Che la donna sia nei posti di governo, non sia semplicemente un'ausiliaria degli uomini e soprattutto del mondo clericale. Perché altrimenti le donne se ne andranno. Le donne hanno la stessa dignità degli uomini. Io vi dico, una delle ragioni per cui ho scelto la vita monastica è perché nella vita monastica le donne hanno le stesse possibilità degli uomini. E se io non sono diventato prete, nonostante tanti inviti, ho voluto essere laico, è perché noi monaci vogliamo essere laici. E può diventare abate priore un uomo come una donna alla stessa maniera. E nella mia comunità la priora era tanto come me, non era meno di me. E può essere eletta generale come ero io, poteva essere generale una priora, una donna. Un abate vale come una badessa come un abate nella vita monastica. Non c'è differenza. Il monachesimo questo l'ha sempre insegnato. E perché se una badessa vale come un abate e può governare 50, 60, 100 monache, perché nella Chiesa invece non deve avere un governo? Perché? Ditemelo voi. Perché? Quindi il secondo problema è quello delle donne. Terzo problema per me urgente e di riprendere la riforma della liturgia interrotta col Vaticano II, che l'aveva iniziata e che vive di questo trauma dei tradizionalisti. Ci sia pace liturgica, ma ci sia la possibilità di rinnovare la liturgia. Noi nell'attuale liturgia abbiamo preghiere che sono prima del Medioevo, che i giovani non dicono più nulla. Ma neanche adesso, a 80 anni, dicono più nulla certi oretti. Si tratta
con prudenza, con intelligenza, trovare nuove formule, nuovi metodi, che la liturgia sia di nuovo viva. Altrimenti, vedete i giovani, li avete i giovani nelle vostre parrocchie? Arrivano? Sapete che in Piemonte non si arriva all'1% dei giovani tra i 10 e i 20 anni a messa la domenica? Che significa che tra 10 anni è sparita. Non si tratta di introdurre chitarre o cose varie. Si tratta di rendere la liturgia viva, qualcosa in cui si sentono che quel che fanno ha significato umanamente ed evangelicamente. Io al Sinodo proporrei queste tre cose, che le dibatta, sono le più urgenti. Non so cosa proporranno le diocesi dopo la consultazione. Voi certamente le dovreste sapere più di me, visto che essendo nelle diocesi vi avranno detto cosa proporranno, cosa vi diranno. La mia impressione è che ci sia un silenzio assoluto e che il sinodo, la maggior parte delle persone non sanno neanche che è in corso e che c'è questa fase che non è né preparatoria, ma che è già celebrazione del sinodo. Molti quando lo chiedo non lo fanno e non sono mica cristiani di strada. Vedete, vivere la sinodalità significa questo. Questo è il cammino che ci attende. E io spererei davvero, perché vedete, il Papa, lui arriva a dire proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. L'ha ripetuto già 5 volte. Ma se Dio si attende questo cammino dalla Chiesa, è un cammino che dobbiamo fare. Ma lo stiamo facendo? Ci sarà ancora, io credo, la possibilità di tornare sul tema del sinodo. In ogni caso, chi di voi ha la possibilità di vedere questi miei articoli sul sinodo, sono già usciti 5, sul mio sito, altrimenti il blog di Enzo Bianchi, li trova tutti stampati, quindi molto di più di quello che ho potuto dire in questa conferenza, potete leggerli e vederne il cammino. Credo che poi a settembre-ottobre farò uscire il libretto, ma mi interessava già con voi dirvi un po' questa strada e mettervi di fronte alle responsabilità che avete in questo cammino e che certamente entro giugno dovreste ai vostri parroci, ai vostri preti, alle vostre comunità dire qualcosa, perché a settembre è prevista la consegna alle diocesi di tutto il materiale che entro giugno dovrebbe poi essere consegnato a Roma. Quindi non so in questo tempo il cammino che facciamo.